Professor Bettini, siamo all'interno della sua classe in questo momento, l'aula, siamo una terza di questo liceo linguistico, sempre qui al Malpighi. Allora, avete fatto un lavoro su un documento storico importantissimo, Liber Paradisus, insomma, che racconta, sancisce in qualche modo fino alla liberazione, quindi fa un ragionamento sul tema della schiavitù, ma anche della libertà. Avete fatto diverse scoperte, anche di alcuni passaggi che, diciamo, le istituzioni, l'opinione pubblica tende un po' a trascurare, forse a censurare. Sì, beh, la scoperta è stata per questi ragazzi appunto di un documento importante per la tradizione della città in cui vivono, una tradizione che poi si allarga anche a un contesto molto più ampio, perché è il primo documento che in qualche modo sancisce la necessità di eliminare dalla propria società, dalla società cittadina, appunto la schiavitù. La cosa su cui ho invitato i ragazzi a riflettere è il fatto che questo documento, in modo assolutamente coerente con la cultura medievale che l'ha prodotto, nei prologhi osserva la straordinaria considerazione, fa questa straordinaria considerazione del fatto che l'uomo originariamente è libero, tant'è che il libro si apre appunto con questo richiamo a questa condizione originaria in cui l'uomo fu creato e fu creato libero, e che solo per una corruzione che dipende soltanto dall'uomo, subì, come dice appunto il prologo stesso, la corruzione appunto della schiavitù. Quindi c'è un chiaro riferimento, diciamo, a Dio e all'origine della vita e della libertà, però se ne parla un po' meno magari oggi. Beh, sicuramente anche l'interpretazione del documento stesso è stata oggetto di diversi punti di vista, di diverse appunto osservazioni, tutte legittime, ma che io credo non possono escludere questo punto originario, questa antropologia originaria in cui l'uomo evidentemente ha una sua dignità che risiede, che consiste nella sua originaria libertà. Bene, grazie.